Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, sono ancora sistemata in questo modo, ma ho un'altra mezz'oretta prima di scendere, quindi ne approfitto. Registro gli acquisti dell'ultimo periodo, acquisti e regali dell'ultimo periodo. Sono gli acquisti che ho fatto negli ultimi più o meno, diciamo nei primi giorni, i primi 15 giorni di maggio. Partiamo subito. Sono passata in negozio cinese così per farmi un giro dopo che ero uscita dal dentista e avevo un dolore assurdo, quindi avevo voglia di. Non potevo fumare perché avevo fatto la pulizia dei denti, quindi avevo deciso di prendermi un attimo, non potevo prendermi neanche il caffè, avevo bisogno di sfogare e sono entrata in un negozio cinese, almeno ho fatto lo sfogo se era meno costoso e ho comprato un po' di cosine per capelli. Allora ho preso questo cerchietto 50 centesimi, tutto con perle, perline, perlette, perché quest'anno si portano tantissimo, mi piacciono tanto. Io i cerchietti li adoro perché non mi piacciono le fasce, però non le riesco a portare perché ho una forma di cranio dietro che non mi permette di portare le fasce, quindi mi accontento che non mi piacciono dei cerchietti, ma li adoro lo stesso. E questo qua era troppo carino, non potevo lasciarmelo sfuggire. Poi ho preso ancora un altro cerchietto, questo a fascia larga, sempre comodo. Sempre 50 centesimi. Quelli che si portano ora doppissimi non è che mi facciano impazzire perché io non ho un volume estremo ai miei capelli, quindi quello mi sembrerebbe troppo, un too much sul mio poco volume, quindi non l'ho voluto comprare. E poi ho preso un fiocchetto dorato con anche un piccolo. Guarda, ok. Ho fatto un errore, è una spilla, io volevo un fiocco per capelli, ok, questo ora non so cosa farmene, se riesco a modificarlo mi faccio comunque il fiocco per capelli, non ci avevo fatto caso, perché era tra le cosine per capelli e non avevo visto dietro che c'era praticamente la spillina, ma io volevo prendere qualcosa per i capelli, vabbè, sorvoliamo, vedrò di modificarlo, speriamo che ci riesco. Ultima cosa che ho acquistato è questa, è una genialata. Sempre per il discorso non ho volume, quando faccio la coda, ovviamente come a tutte non piace, mi piace che si vede l'elastico. Se vado a prendere un qualche ciocca di capelli per poterla coprire, perdo volume a una coda già molto piccola. Ho trovato questo. Questa è una genialata. È un elastico con già dei capelli finti. L'elastico proprio. Se tu ti fai la coda, la giri e fai in modo che su si veda solo questa, ti copre l'elastico. Non è bellissimo, cioè i capelli già sono un po' rovinati, ma chi se ne? Più o meno il colore è un pochino più chiaro, però devo andare a fare i colpi di sole, ma ora arriva l'estate, quindi mi schiariscono in ogni caso. Sempre 50 centesimi, adorabile. C'era anche a forma di treccia, però poi ho fatto, vabbè, preferisco questo. Quindi praticamente mi sono sfogata con 2 euro. No, non ce la facevo, avevo bisogno di fare acquisti. Poi sono passata 2 volte da Wycon perché ci lavora una ragazza che giocava con me a pallavolo. Quando l'ho scoperto, vi devo raccontare questa figuraccia. Entro da Wycon nel mio ex quartiere. Inizia a gironzolare, stavo cercando qualcosa per le labbra grigio, quindi mi giro al negozio, sapevo che aveva una tinta labbro o qualcosa del genere, grigio, anzi 3 sfumature di grigio, avevo controllato. Le chiedo anche il prezzo di questo prodotto perché poi alla fine l'avevo trovato, cioè io la guardo in faccia questa ragazza, le chiedo il prezzo. Mi faccio un altro giro, prendo il mio prodotto, vado alla cassa, pago. Lei poi mi fa: "Ma tu sei Lisa?" Io così la guardo in faccia: "Oh, Dio, sei tu!" Non dico il nome perché, ovviamente, per privacy. "Scusa, ti giuro, ti avevo visto, guardato, ma non avevo visto che eri tu." E ci ha fatto tipo una bella chiacchierata. Per questo, poi ci sono passato anche una seconda volta. Comunque, a parte aneddoti strani. Allora, la prima volta ero entrata per comprare ovviamente questo coso grigio per le labbra e ho preso questo, è un liquid lipstick, un rossetto liquido
Ho preso la numerazione 67 Ice Green, no Green, Green. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. Rossetto liquido a lunga tenuta, finish matte. E questo è il suo colore, molto carino. Per ora lo tengo da parte, appena ho l'occasione lo indosso. E non mi ricordo quanto l'ho pagato perché non c'è più neanche lo scontrino. Chissà che forse l'avrò messo nel portafoglio. E quindi ovviamente, avendo avuto questa scoperta di questa ragazza che conosco, sono entrata una seconda volta e la seconda volta ho preso... Ah, c'ho lo scontrino per la seconda volta. Sì, la seconda volta ho preso prodotti per unghie, due prodotti per unghie. Qua sta uscendo l'olio, male male. Non mi è sporcato niente, spero di no. Comunque ho preso della linea Nail Beauty, no, no, si chiama proprio Nail Beauty Oil, olio nutriente unghie. Questo e l'ho pagato 4,90 e poi ho preso il UV Top Coat sigillante per unghie, il numero 07, questo anche 4,90. Poi sono passata da OVS, la signorina mi ha dato una busta enorme, ci potrei mettere io e anche il mio cane dentro, ma ho comprato praticamente due cose in croce. Anzi, 4, di cui 2 già le ho utilizzate. Avevo acquistato la lima 6 facce della Essence, che ovviamente già ho messo in funzione. Quel prodotto lo compro da 10 anni, ne avrò terminate una trentina probabilmente. Mi era finito, quindi già ho iniziato a utilizzare. Poi avevo comprato gli strip per il naso, che pure compro da una quindicina, no, quindicina anni no, 6-7 anni però sì, e già l'ho messo in funzione e li ho anche finiti perché uno l'ho utilizzato io, quello dentro ce ne sono 3 e gli altri 2 sono stati utilizzati e quindi li ho finiti. Nella busta mi sono rimasti questi 2 prodotti. Ho preso della Pizzfy, so che si pronuncia così, non P2. Ho preso questo smalto nude Benefit Polish, il numero 080 Karaoke with Joy, e della linea nude. La Pizzfy ha fatto diverse gradazioni di nude e questo era quello che a confronto con la mia pelle, con le mie unghie, con il colore di unghie, era quella più simile, perché alcune erano troppo marroncini, altre troppo rosati, altre proprio troppo scuri, quindi quello che più si avvicinava era questo. E l'ho pagato... Dovrebbe essere 3,99 euro, non vorrei sbagliare. E poi ho ripreso il temperino della Essence perché quello che ho si è distrutto. Questo l'ho pagato 2,49 euro. Quello che ho si è distrutto, l'ho utilizzato secondo me almeno 5-6 anni fa l'avrò comprato e ormai le... Oddio, come si chiamano? Le lamine qui si sono consumate, quindi lo devo buttare e l'ho dovuto sostituire. Quindi questo era il mio shopping in questa busta gigante, più grande di me. Poi sono passata da Sephora perché dovevo ritirare ancora il mio regalo di compleanno che è stato a metà marzo, il 16 marzo. Sono passata, vediamo se c'è scritto sul biglietto, l'8 di maggio. Vabbè, il regalo per il compleanno era questa maschera di Sephora, The Primer Mask, quindi una maschera effetto primer in cotone, ma in italiano? In tutto ciò, italiano? Allora, maschera base trucco viso, maschera base di trucco viso, cioè che italiano? Evitare il contatto con gli occhi. Ok, è una maschera che si indossa, si tiene 3 minuti e dopo ci si può truccare, dovrebbe fare da primer. Andrò un po' a verificare sul sito. E poi ho comprato un rossetto di Fenty Beauty.
L'ho pagato 17,90 euro e ho preso della linea Matte Mademoiselle il numero FN Black, quindi rossetto nero. Vorrei rompere la confezione. Ok, da sotto. Eccola qua, non lo apro perché al momento la terrò ancora da parte. Comunque il packaging è bellissimo, anche se è un po' cheap, è plasticoso. Vabbè, non la voglio ancora aprire perché la terrò un po' da parte. Inizierò a utilizzare non so quando, non so perché ho comprato questo rossetto. Vabbè, prima o poi lo utilizzerò. Sorvoliamo. Sono entrata, non potevo uscirmene soltanto andare alla cassa e chiedere il mio regalo. Ero con il mio fidanzato, avevo voglia di comprare qualcosa di pazzo, ero indecisa tra questo, il rossetto liquido sempre di Rihanna, oppure a fianco c'era Kat Von D, anche lei ha un rossetto liquido nero. Questo era quello dei tre che costava di meno, e alla fine ho preso questo. Anche se però facendo un conto sui grammi mi sarebbe convenuto quello di Kat Von D, lo stato liquido di Kat Von D, perché c'era più prodotto, in proporzione sarebbe costato di meno. Vabbè, sorvoliamo. Cose. Poi sono passata da Idea Bellezza, stavano aprendo un nuovo punto sul corso di Salerno e hanno fatto un regalo a chi entrava ovviamente in negozio a vedere. E mi hanno regalato questo gel micellare della Venus, detossificante, strucca, drena, purifica per viso, occhi e labbra. Risveglia la luminosità senza oli per tutti i tipi di pelle. Ok, 50 ml da provare. Poi sono passata da, non mi ricordo come si chiama, ok, tipo un acqua e sapone, ma non è acqua e sapone, e ho comprato della Kiss la colla per ciglia finte arricchita di aloe. Ho preso questa perché, ecco qua, perché è senza formaldeide ed è adatta anche ai portatori di lenti a contatto. Io utilizzo lenti a contatto, quindi ho preferito prendere questa e l'ho pagata. Ora dovrò anche iniziare a utilizzare 4,90 euro. Ah, ecco qua, l'ho comprata dalle profumerie Pilato. Ne hanno aperte diverse ormai a Salerno, almeno 3 o 4. Sono carine. Poi una confezione di salviette, questo non mi ricordo dove l'ho presa, ma se me l'ha presa mamma, la linea acqua di rose, salviette struccanti, la confezione piccolina, comoda per i viaggi. Ora inizia l'estate, speriamo di iniziare a viaggiare. Ho preso, non mi ricordo neanche questo dove. Ho ripreso anzi della Camomilla Schultz la lozione schiarente. Io questo prodotto lo utilizzo da quando avevo forse 20 anni. Mi aiuta a tenere la mia base tra dei colpi di sole e altri colpi di sole più chiara possibile, perché ovviamente arrivata alla mia età si scurisce, quindi questa mi aiuta a tenermi chiara. Poi mia zia mi ha preso della Stenom la crema solare 50 più. Io utilizzo i prodotti della Stenom per i solari da sempre. Li utilizzo da 35 anni, non mi sono mai ustionata, mi hanno sempre protetto, sono ottimi. Giù nell'info box vi lascio anche la recensione perché questo prodotto lo utilizzo da anni, quindi ve l'ho già recensito probabilmente negli anni. Poi della Garnier Ultra Dolce, questa l'ho presa al supermercato, mi ricordo. Lo shampoo alla camomilla e miele. Schiarisce e ravviva i riflessi, capelli chiari da 300 ml. E infine mia zia mi ha preso sempre sul catalogo Stenom due prodotti di make up della Flormar. Mi ha preso, le ho chiesto, questo fondotinta HD Invisible
Cover Foundation SPF 30, sempre buono. Nella tonalità soft beige, spero che non sia troppo scuro. È un fondotinta, quelli seconda, effetto seconda pelle. Devo iniziare a utilizzare perché non ho più un fondotinta e neanche più campioncini. E poi gli ho chiesto anche questa palette camouflage, quindi la palette di correttori. Ed è fatta come le classiche palettine per di correttori. C'è un numero? No. All'interno c'è. Aiuto, un momento che la apro. A parte un pennellino, però. Ok, da un lato ho una spugnetta siliconica che io utilizzo per l'ombretto e non per le creme. Sorvoliamo. Dall'altra questo pennello per applicare il correttore che non mi sembra male. La palette all'interno ha questi colori, quindi abbiamo un illuminante, un color beige, un rosa, un verde e un lilla. Quindi ora inizierò a utilizzare e poi vi farò sapere. Non l'ho neanche voluto toccare, appena riesco vi faccio la recensione e vi farò vedere tutto per bene. Mi sembra che zia questa l'ha presa in offerta. Siamo a una quindicina d'euro più o meno, su per giù. Spero che questo video ti abbia fatto compagnia. Se è così, ovviamente supportami con un pollice in su. Se ti va e non vuoi perdere tutti i prossimi video, i miei prossimi video, c'è ovviamente il tastino per l'iscrizione, lo puoi premere. Io nel frattempo ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!